Questa è una scuola pubblica provinciale che però ha una gestione molto più vicina al privato. Si lavorano i cuochi del territorio che ospitano i ragazzi, li ospiteranno durante l'estate per fare degli stage. Sono delle attrezzature all'avanguardia, qualcuno mi ha detto che sono meglio di quelle della Cantalupa di Vittorio. I ragazzi sono entusiasti, è un edificio che era abbandonato da anni, con l'aiuto della Fondazione degli Istituti Educativi del Presidente Renato Ravasio, che ha dato i fondi e ha condiviso il progetto, con l'aiuto dell'ingegner Zani della provincia e di tutti quelli che ci hanno lavorato. Qui c'è una scuola nuova, che sembra nuova, completamente rinnovata negli impianti e anche esteticamente, è piacevole venirci, è nel centro del futuro della provincia di Bergamo e della Lombardia, è la zona tra Caravaggio e Treviglio, nelle immediate vicinanze dell'ospedale, ci sono i servizi pubblici, c'è la comodità di muoversi, ci sono le strutture di altre scuole. Potremmo anche collaborare con la scuola pubblica statale, e oggi verrà qui con noi anche il provveditore, io lo chiamo ancora provveditore, la dottoressa Graziani, perché ci potrebbe essere una collaborazione anche con l'agraria di Treviglio e con altre scuole. Quindi sono contento perché il pubblico, tanto vituperato a volte giustamente, questa volta ha fatto una cosa che bagna il naso ai privati. Esattamente 2 anni fa abbiamo aperto il primo, quello a Castelrozzone, con la specializzazione del legno, i disabili e pasticceria e panetteria. Ecco, l'anno scorso la provincia, il presidente Pirovano, ha voluto assegnarci anche questo compito di aprire un secondo CFP nella pittura bergamasca a Treviglio, e un anno dopo eccoci qua. L'importanza per il territorio è enorme, perché un CFP è una scuola molto particolare, è una scuola che innanzitutto fa scuola come tutte le scuole, quelle di Stato, quelle paritarie, è una scuola quindi che accoglie ragazzi di terza media, che li porta a fare il terzo oppure il quarto oppure il quinto anno, a seconda dei loro interessi, delle loro aspettative, delle loro potenzialità, e questi ragazzi passano, crescono, vanno e così via, si riprende ogni anno. Ma è la scuola anche per gli adulti, è la scuola per gli apprendisti si rivolgono al CFP per essere messi in contatto con le aziende si rivolgono al CFP per trovare apprendisti, è la scuola dei disoccupati, noi portiamo avanti la dote unica, portiamo avanti le doti di lavoro, facciamo attività di riqualificazione, di ricollocazione dei disoccupati, dei cassi integrati. È la scuola degli adulti che vogliono ritornare a scuola, fare un corso di cucina, fare un corso sul legno, fare un corso di filosofia, un corso di lingua, un corso di informatica. Ecco, nei CFP, a differenza delle altre scuole, le luci si accendono a 7:30 della mattina e si chiudono alle 11:30 di sera. E questa è la nostra vita, quindi fortemente un CFP è una scuola del territorio, legata al territorio, per tutta l'utenza, dai cittadini al mondo produttivo, ai piccoli e ai grandi. Ecco, e una cosa che abbiamo lanciato negli ultimi anni è il grande aggancio che abbiamo creato con gli oratori e con le realtà dei comuni, le realtà educative dei comuni. Quest'anno, ad esempio, Castelrozzone, il Credi Treviglio, ha passato 4 giornate insieme ai nostri docenti e ai nostri operatori per imparare a fare il pane, imparare a fare le pizze e così via, quindi veramente vicino al territorio.